Ciao, ti ricordiamo di iscriverti e mettere un bel mi piace al video. Per noi è importante. Grazie e buona visione. Sotto il cielo di New York si spegne un sogno dopo 14 mesi dal matrimonio da favola nella tenuta di Thousand Oaks, Los Angeles. Britney Spears e il suo compagno Sam Asghari hanno raggiunto la fine della strada insieme. La notizia del divorzio è stata portata in tribunale da Sam, 29 anni, un attore, modello e coach di fitness. Questo passo è stato compiuto poco dopo che i media di gossip come TMZ e People avevano già dato la notizia della separazione. Le carte del divorzio citano divergenze inconciliabili come motivo principale per questa decisione, con Sam che sembra cercare di riacquistare la sua libertà. Tuttavia, dietro le quinte si cela un litigio piuttosto acceso e accuse di tradimento avanzate da lui nei confronti di Britney. I segnali di un deterioramento del rapporto si erano manifestati nelle settimane precedenti, con Asghari che trascorreva sempre meno tempo a casa a causa di una presunta crescente tensione tra lui e la cantante. Fonti vicine alla situazione hanno descritto i comportamenti erratici di Britney che sembravano aver influito negativamente sulla relazione. A conferma dell'inevitabile rottura, le foto recenti di Britney al volante la mostrano senza l'anello nuziale. La sua attività sui social media non è stata da meno, con un post insolito in cui annuncia la sua intenzione di comprare un cavallo, dimostrando un certo grado di distacco dalle voci che la circondano. Un accordo prematrimoniale pare esserci per proteggere il patrimonio valutato in 60 milioni di dollari, ma sembra che Sam stia cercando di scardinare questo accordo minacciando di rivelare dettagli estremamente imbarazzanti se la somma prevista per lui non verrà rinegoziata. Britney, dal canto suo, non è rimasta con le mani in mano e ha ingaggiato l'avvocatessa di Los Angeles Laura Wasser, specializzata in divorzi di personaggi famosi, che ha rappresentato clienti come Kim Kardashian, Kevin Costner e Johnny Depp. La storia d'amore tra Britney e Sam era iniziata nel 2016 sul set del video musicale Slumber Party. Nonostante la differenza di età, con lei prossima ai 41 anni e lui di 29, i due erano diventati inseparabili. Sam l'aveva sostenuta durante la battaglia legale contro suo padre, Jamie Spears, riguardo alla tutela legale che aveva sovrastato la vita della popstar per 13 anni. Tuttavia, la loro storia aveva attraversato dolori, tra cui la perdita di un bambino un mese prima delle nozze. Le nozze stesse erano arrivate come un faro di luce nella vita tumultuosa di Britney, 6 mesi dopo che la giudice Brenda Penny aveva revocato la tutela paterna che aveva controllato la sua vita a causa di segni di instabilità mentale. Britney era stata sposata 2 volte in passato, prima con Jason Alexander nel 2004, matrimonio annullato dopo 55 ore, e poi nello stesso anno con Federline, il padre dei suoi 2 figli. Il suo memoir, intitolato The Woman in Me, è atteso in libreria a ottobre. Arriverà in Italia grazie a Longanesi. La vita di Britney Spears continua a essere una saga avvincente, tra luci e ombre, che tiene il mondo in sospeso. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante. Grazie, ci vediamo nel prossimo video.